una ricetta di successo in continua evoluzione. Questa è la Triumph Street Triple, che fin dalla sua nascita ha garantito ai motociclisti che amano la guida sportiva tonnellate di divertimento. Nel 2023 migliora ancora il motore, la ciclistica, la dotazione elettronica, dunque c'è tanto 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 da scoprire, non perdiamo tempo e dai che si va! Si evolve, difficile da vedere ad occhio nudo ad essere sinceri, però effettivamente le modifiche non mancano. Quello che si nota è che sulla versione R arriva una nuova strumentazione che in realtà abbiamo già visto, perché infatti è quella della Trident 660 e anche della Tiger Sport. In questo segmento, devo essere onesto, mi piace molto, qui avrei preferito un qualcosa di un po' più ricercato, ma è comunque chiara nella leggibilità. Quella dell'RS invece rimane uguale, cambia nelle grafiche ma rimane poco chiara, specialmente quando c'è il sole a picco, i caratteri sono un po' piccoli da consultare e anche in pista, quando c'è bisogno di guardare il contagiri, non è facile da vedere. Andiamo avanti però, perché cosa cambia di più è il motore. Non cambia la cilindrata, ma grazie all'esperienza in Moto2 tanti dei componenti interni del vecchio 765 vengono mandati in pensione e ne arrivano dei nuovi, più leggeri, più performanti, sono nuovi pistoni, alberi a cam. Insomma, il risultato è che cresce la potenza su entrambi i modelli. La versione R arriva a 120 cavalli, per la RS addirittura siamo a 130, e incrementa anche la coppia, ma solo della versione R, fino a 80 Nm. Ormai l'elettronica va di pari passo con il motore ed è fondamentale. Sulla versione R si arricchisce a tal punto da diventare quasi paritaria con la RS, perché infatti ora tutte e due hanno la piattaforma inerziale, tutte e due hanno l'ABS cornering con un nuovo modulatore. Questo fa in modo che le prestazioni e la gestione degli aiuti alla guida siano molto simili, la differenza è che sulla RS c'è un riding mode specifico per l'utilizzo in pista, con tanto di taratura ABS dedicata. Ovviamente il cambio bidirezionale Triumph Shift Assist ora è disponibile su entrambi i modelli. Simili ma anche molto diverse, soprattutto a livello ciclistico, dove l'RS si fa notare per una dotazione decisamente più sportiva e ancor più evoluta che in passato, perché infatti la dotazione tecnica della Triumph Street Triple 2023 in allestimento R è confermata rispetto al passato. Quella che si evolve è la RS, che ora infatti all'anteriore ha delle pinze Brembo Stylema ancora più potenti e performanti. Al posteriore, l'altra grande differenza, c'è il mono ammortizzatore Ohlins, qui invece Showa. La forciera invece per entrambe è Showa, qui però è più fine nelle regolazioni, così come il mono. L'altra differenza è la calzatura degli pneumatici. Da una parte, sulla più sportiva, i Pirelli Supercorsa SP V3, sull'altra, la più stradale, i Continental Conti Road. L'ergonomia delle Triumph Street Triple mi ha sempre conquistato. Quella RS 2023 è modificata alla ricerca di un maggior controllo, maggiore agilità e un avantreno un po' più leggero e dinamico. Come hanno fatto? Hanno alzato il posteriore, di conseguenza sono cambiate le quote della ciclistica, il canotto di sterzo un po' più chiuso, si riduce l'avancorsa, ma non si perde il feeling, come vi dirò tra poco. Quello che cambia è il manubrio su entrambe le versioni, 12 mm più largo per avere ancora maggior controllo. Tra R ed RS c'è anche un centimetro di differenza di altezza sella, 826 mm contro 836, dovuto al posteriore un po' più alto appunto dell'RS. La nostra prova è avvenuta a Jerez de la Frontera, famosissima per il suo circuito di MotoGP, Formula 1 e quant'altro. E partiamo con le impressioni di guida a caldo. R ed RS sono simili, ma anche diverse. La R è un po' meno sportiva, un po' più agile, l'avantreno un po' più leggero, le sospensioni si muovono un po' di più, c'è meno potenza frenante, ma in compenso quello che accomuna le due versioni, nonostante la differenza di cavalleria, che rispetto al passato il motore mantiene il suo comportamento lineare nell'erogazione, ma è molto più vispo ai medio e bassi regimi. Questo è dovuto alla cura
che ha subito il motore al suo interno ha una rapportatura del cambio molto più corta rispetto al passato. Bene? Male? Direi decisamente molto bene, perché su strada è difficile andare a cercare le velocità massime, mentre si usa un po' di più il motore in basso, bassi e medi regimi. Dunque, ben fatto Triumph. Quale sceglierei tra le due in una giornata alla ricerca del divertimento? Beh, senza alcun dubbio, dopo aver fatto un confronto diretto, la R è validissima, specialmente al prezzo a cui è proposta e tra poco ci arriviamo, ma la RS per quel qualcosa in più che si spende dà un po' in più. Il freno molto più potente, ma anche modulabile grazie alla sua pompa regolabile nella risposta, è più potente, più modulabile. Il motore ha quei 10 cavalli in più che sono difficili da avere su strada, però anche per una questione psicologica è sempre bello. La risposta del gas, c'è la mappa track che è veramente sportivissima. E poi mi è piaciuto tanto tanto il mono ammortizzatore. Sulla R l'assorbimento delle buche è valido, ma su quelle un po' più pronunciate la risposta che ho avuto è molto secca. Sulla RS paradossalmente si avverte il colpo, ma essendo meno sfrenato nel ritorno accompagna meglio e di conseguenza ho preferito la RS anche per questo. Su entrambe l'elettronica è davvero a punto, ancor più che in passato, giustamente grazie agli upgrade. Gli interventi del controllo di trazione dell'ABS in curva non si sentono, non disturbano e sono ben spaziati tra i vari livelli di intervento. Ora però andiamo in un altro luogo. E che fai? Sei a Erez e non la porti in pista la nuova Street Triple? Ovviamente abbiamo dedicato una giornata tra i cordoli alla RS, che è quella più indicata a un utilizzo strada e pista. Ovviamente sarebbe anche la Moto2, ma è andata già sold out purtroppo. Dunque, come se l'è cavata? Mi è piaciuto molto a livello ergonomico il nuovo manubrio, dà ancora un po' più di sensazione di controllo, si riesce a fare ancora meglio leva sia in ingresso curva sia quando si deve frenare forte in staccata. L'impianto frenante è un altro bellissimo upgrade, c'è tanta modulabilità e ovviamente la potenza frenante che non manca mai. L'altra grande curiosità era sul discorso geometrie dell'avantreno e sospensioni. L'avantreno è stato modificato alla ricerca di un po' più di maneggevolezza, un po' più di rapidità. Erez forse non è il circuito su cui lo si apprezza maggiormente, perché ci sono poche S, pochi cambi di direzione repentini, ma devo dire, nonostante queste modifiche, rimane la sua caratteristica peculiare, ovvero quella di infondere tanto feeling quando si scende in piega. Le sospensioni lavorano molto bene, l'anteriore abbiamo usato una taratura un po' morbida perché stamattina l'asfalto era veramente umido, allagato in alcuni punti, via via con l'aumentare della giornata abbiamo indurito e le prestazioni sono decisamente migliorate. È una moto che mantiene la sua precisione, ottima scorrevolezza centro curva, in uscita bisogna sporgersi un po' col corpo, tirarsela dietro, ma c'è a chi piace e chi guida le sportive ama un po' questo stile di guida fisico. L'altra grande novità era appunto il motore che acquisisce potenza, che non guasta mai in circuito, ma quello che si apprezza di più è la rapportatura, che lo rende molto più vispo, molto più pronto nel prendere i giri. I tecnici di Triumph hanno anche appuntito e affilato un po' la risposta dell'acceleratore nelle mappe più spinte, quindi ovviamente anche la track. E a proposito di elettronica, devo segnalare che la piattaforma inerziale fa davvero un ottimo lavoro. Ora in uscita di curva non viene più tagliata la potenza come in passato, si ha una erogazione molto più precisa e i controlli intervengono solo quando strettamente necessari e migliora anche l'intervento dell'ABS. E ora cambio d'abito ancora, torno in abiti civili per raccontarvi quanto costano e quando arrivano nelle concessionarie. Via! Triumph Street Triple R ed RS 2023 arriveranno a brevissimo nelle concessionarie. A metà marzo, il 18 e il 19, potrete addirittura provarle per deciderle se acquistare oppure no la novità Naked di Hinckley. Il prezzo: 10.295 euro per la versione R, 12.695 euro per la versione RS, 2.400 euro di differenza. Precisi, il mio consiglio, questa qua.
specialmente per un utilizzo a tutto tondo e se volete togliervi, perché no, anche qualche bella soddisfazione in pista dove, come abbiamo visto, non stanca perché ha prestazioni alla portata di tutti. Questo era tutto quello che c'è da sapere sulle nuove Street Triple. Fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Se vi è piaciuto il video lasciate un like, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per non perdere tutti i nostri prossimi video. Seguiteci sui canali social Instagram, Facebook, Twitter e TikTok e come sempre sul sito www.motorbox.com. Al prossimo video. Ciao!